Cavalli al galoppo, mandri al pascolo, tende indiane. Sulle rive del lago d'Orta, a Carcegna, frazione di Miasino, per due giorni si è respirata l'atmosfera del vecchio West. L'iniziativa è della locale associazione di volontariato che gestisce il circolo, ritrovo per il piccolo centro cusiano, che ha voluto ricreare le ambientazioni di un tempo. Così per due giorni a Carcegna, grandi e piccoli hanno giocato a fare gli indiani e i cowboy, come se mezzo paese fosse diventato il set di un grande film. Non c'era John Wayne e nemmeno Bud Spencer o Terence Hill a movimentare la scena, ma lo spettacolo c'è stato dall'inizio alla fine, con spettacolari passaggi di cavalli che andavano a catturare le mandrie. La manifestazione, oltre che ludica, era valida anche per il campionato interregionale di 2x20, una specialità sportiva riconosciuta dalla Federazione Italiana, in cui le squadre formate da due cavalieri devono impegnarsi a portare nel recinto un capo di bestiame, un vitello in questo caso, senza mai toccarlo o senza usare nessuna forma di cattura. Uno show che è piaciuto ai grandi, ma anche ai bambini, che hanno potuto, nelle due giornate di Carcegna Western, rivivere le emozioni con le prove di abilità da parte dei cavallerizzi e delle cavallerizze e dei cani che hanno dato dimostrazione di agility. Uno spettacolo che ha fatto tornare tutti indietro nel tempo.